sia così che così, senza rovesciarle. Allora, queste vengono sistemate in sinistrelle. Gli esecutori eseguono queste lettere che adesso ha, vi dirò, hanno un significato, ognuno nella sua direzione. Le proporzioni delle caselle indicano le proporzioni di tempo, quindi l'esecutore che sta qui comincerà con questa Y, poi continuerà qui, poi andrà giù, invece l'altro comincerà da qui e andrà in questo senso. Gli esecutori possono essere strumentisti o voci o qualsiasi cosa. La I sta per impulsi, la M sta per melodia, la H sta per ridere, la U sta per up tempo, cioè veloce, la T sta per trillo, tremolo, la W sta per wait o white, quindi interpretare attendo, oppure il colore bianco, oppure la Y sta per yellow, quindi giallo, dai un'interpretazione di giallo, la O sta per ostinati, la X sta per xenocronia. La xenocronia è un procedimento per cui io inserisco qualcosa che ho preso da un ambito completamente diverso e forzatamente lo inserisco in un contesto in cui non c'entra nulla, quindi loro devono inserire delle cose che non c'entrano nulla in una cosa che non c'entra nulla di per sé. E poi c'è questo simbolo che è una stellina, una specie di sole, eccetera, che sarà una sorpresa. Poi c'è una regola: le coppie non si, cioè sono indifferenti l'una all'altra, però a un certo momento uno della coppia può alzare la mano e dire: in questo momento facciamo questa lettera, e quindi in quel momento loro faranno la stessa interpretazione, diciamo, della lettera, e con lo stesso gesto toglie anche da lì e ricontinuano come erano. Devo portare il menu, perché questo è un ristorante, abbiamo il ristorante, le Miro Rim, e il menu per ricordare a loro. Tu hai portato il menu? La prima assoluta. Se avete dubbi sul menu, chiedete pure. Oh, dude.
Mm-hmm.